A Monterosso Grana, tre giovani imprenditori agricoli stanno portando avanti un'attività agricola e agrituristica di eccellenza. Raccontaci qualcosa di più. Tu ti occupi in particolare della parte agrituristica. Sì, esatto. L'azienda in realtà nasce negli anni 90, quando i miei genitori hanno comprato il rudere, della casa, perché qui c'era solo questo, in questa piccola borgata, e hanno iniziato con la produzione del formaggio Castelmagno, con buoni frutti, direi, perché hanno vinto il primo premio mondiale in America, nel Wisconsin, nel 2002, con l'inaugurazione appunto dell'agriturismo. E poi purtroppo si sono separati e mia mamma è stata costretta a dare in gestione la stalla perché non riusciva più a seguire tutto. Adesso, dopo quasi 20 anni, l'abbiamo ripresa noi, tre fratelli. Io sono la più grande, poi ci sono Dennis che si occupa della stalla e Lia che si occupa del caseificio. Io appunto mi occupo dell'agriturismo con mia mamma, che è principalmente in cucina. Io sono in settimana in cucina per le preparazioni, quale grissini, pane, biscotti, pasta fresca, perché qua facciamo tutto noi. E quando invece abbiamo ospiti sono in sala per l'accoglienza clienti, per il servizio e per le camere, perché abbiamo anche quattro piccole camere, molto legate alla natura, al territorio. Infatti qui ci sono molti sentieri e la gente viene qui per trascorrere le giornate nella pace della natura. Con quello che abbiamo cerchiamo di fare il più possibile, di mantenere vivo il territorio e di far crescere sempre di più il turismo in questa bellissima valle che purtroppo è poco conosciuta, ma è spettacolare. Dalla cucina contadina e dall'ospitalità passiamo all'attività agricola vera e propria. Qui siamo nella vostra stalla, raccontaci. Mi occupo io della gestione della stalla, abbiamo 85 capi tuttora, e, più che altro pezzate rosse. Di quegli 85, 60 ce li abbiamo in mungitura per la produzione del Castelmagno e abbiamo da rispettare anche un disciplinare. Non possiamo usare i silati, dobbiamo usare il 50% di fieno nel carro che facciamo, nell'Unifit, e di quel 50% il fieno deve essere del posto. Quindi un'attenzione particolare anche all'alimentazione dei vostri Sì, animali. perché essendo un DOP è un disciplinare e va rispettato. L'attività tua e dei tuoi fratelli è un esempio di come i giovani imprenditori agricoli sempre più si impegnino a far crescere e a sviluppare le vallate alpine come questa. Sì, e da parte nostra c'è anche l'impegno di cercare di trasformare il più possibile la nostra azienda per poter far conoscere sempre di più le curiosità sul Castelmagno, sia dalla parte della stalla e dalla parte della trasformazione del latte. E così ci adegueremo per ospitare in maniera più semplice e costruttiva i gruppi e chi viene da fuori e ha voglia di conoscerne di più il Castelmagno. Veniamo alla produzione del re dei formaggi. Quali sono le fasi di lavorazione del Castelmagno? Queste qua sono le nostre prime forme che abbiamo prodotto a gennaio di quest'anno. La particolarità del Castelmagno è che per produrlo ci vanno almeno 4 giorni, nel senso che quando arriva il latte in caseificio viene fatta la cagliata che viene scaricata in tele, poi una volta scaricata viene lasciata riposare fino al giorno dopo, dove viene poi tagliata e messa sotto siero. Sotto siero deve restare almeno 2 giorni, da 2 a 4 giorni. Poi viene tolta dal siero, viene tritata, vengono fatte le forme, viene messa sotto pressa con il marchio del Castelmagno, questa C. Il giorno dopo viene tolta e messa in stagionatura. Poi deve almeno rimanere in stagionatura per 2 mesi, dopodiché può essere svincolata, messa la sventolina sopra e venduta. Poi questi qua in particolare sono di gennaio, quindi sono stagionati 8 mesi, ma li porteremo avanti fino a un anno o più. Qua è dove stagioniamo i nostri castelmagni, come vedete è tutto in mattoni pieni, pietra e anche per terra pietra. Le stagiere sono su tavole di legno, qua dove mettiamo tutte le nostre forme. E questa qua era la vecchia stalla dei miei bisnonni, Tong e Kai Ning. Loro qua allevavano le vacche, avevano 8-10 vacche e adesso noi abbiamo ristrutturato tutto, lo usiamo come stagionatura.